Creare un bottone nel foglio di Google che esegue operazioni automatiche al posto nostro è semplicissimo e non devi scrivere neanche una riga di codice. Prendo come esempio un modello di rendicontazione spese che una volta compilato può essere resettato per un nuovo inserimento dati con un solo clic sul bottone. Ti mostro subito come fare. Poniamo di dover compilare il modulo spese per una trasferta effettuata, indicando le varie informazioni richieste, in particolar modo quelle dinamiche come lo scopo di una missione e le singole voci delle spese per vitto, alloggio e trasporto. A questo punto le idee diventano innumerevoli. Potrei ad esempio creare una funzione che si avvia al clic su un bottone per salvare in modo automatico il file in PDF e inviarlo al reparto di amministrazione, oppure un'altra che salva le informazioni inserite in un nuovo tab e resetta quello principale preparandolo per un nuovo inserimento dati. Casi come il primo li ho approfonditi con esempi pratici nel mio libro Punta in alto con Google Apps Script, disponibile su Amazon al link che ti lascio in descrizione. In questo tutorial ti mostro invece il secondo scenario, perché permette di evidenziare un'ulteriore semplificazione dal momento che puoi scrivere manualmente la funzione in AppScript, oppure puoi farla generare automaticamente dal sistema senza neanche scrivere una riga di codice e associarla successivamente ad un bottone. In questo caso ci avvarremo delle macro. Per approfondire l'argomento ho realizzato un video dedicato a questa funzionalità che puoi trovare nel mio canale. Per il momento vado dritto al sodo e creo una macro per registrare l'operazione che voglio associare al bottone ogni volta che questo verrà cliccato. Quindi dopo averla avviata vado fisicamente a duplicare il mio foglio in modo da mantenere salvato il mio resoconto e cancello il contenuto del mio foglio principale. Il codice JavaScript dei passaggi che ho appena effettuato viene generato in modo automatico sotto forma di una funzione AppScript chiamata con il nome che ho associato alla macro. Mi basterà inserire un'immagine da usare come bottone, disegnandola o caricandola dal mio dispositivo, ridimensionarla e posizionarla all'occorrenza. A questo punto selezionarla con il tasto destro del mouse. Compariranno in alto a destra tre pallini disposti in verticale che, cliccati, apriranno un menu contestuale. Scegliendo l'opzione Assegna Script si aprirà una modal dove dovrà essere inserito il nome della funzione che vogliamo associare al clic sull'immagine. Confermando, il gioco è fatto. La prima volta che cliccherete sul bottone verrà richiesto di fornire l'autorizzazione allo script. Basterà seguire la procedura guidata. Da quel momento, ogni volta che il bottone viene cliccato, le operazioni desiderate verranno effettuate in automatico. L'esempio in questo caso è banale, ma basta pensare a come poter sfruttare questa funzionalità in fogli dove sono richiesti passaggi ed operazioni complesse e dove effettuare il tutto in modo manuale diventa non solo stancante, ma anche soggetto a far commettere errori nel tempo. Laddove le macro non arrivano a coprire l'esigenza, è possibile intervenire con funzioni personalizzate ad hoc. A quel punto potrai creare potenti strumenti automatizzati che ti consentiranno di risparmiare un sacco di tempo e denaro. Come sempre spero di esserti stato utile. Iscriviti al mio canale per rimanere aggiornato sull'uscita dei prossimi video e a presto! Ciao!